Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. In primo piano gli aggiornamenti sulla frana di Casa Micciola, in particolare sulle novità che riguardano l'operato della struttura commissariale, della protezione civile e di tutti gli enti che sono al lavoro in questi giorni per pianificare gli interventi da porre in essere. Oggi si è tenuto in Prefettura Napoli il CCS. Parleremo di frane e smottamenti non solo per la zona di Casa Micciola, ma grazie a un reportage di Massimo Coppa anche di ciò che è accaduto nella zona che conduce a Piano San Paolo e Buceto, dove di fatto è inagibile il sentiero che veniva frequentato da tanti isolani e da tanti turisti. Parleremo del Natale di Lacquameno, parleremo del Natale in generale sulla nostra isola, un Natale particolare, sicuramente doloroso per la nostra comunità. Chiuderemo come sempre anche con un po' di spazio dedicato allo sport. Arrivano, come dicevo, i primi risultati degli studi realizzati dai professori delle università di Firenze e dai centri di ricerca messi a disposizione dalla Protezione Civile. Il territorio di Casa Micciola è stato diviso in quattro zone: la zona A, che comprende il tratto che va da Piazza Bagni a Via Celario, più in generale la zona alta di Casa Micciola; la zona B, via Monte della Misericordia; poi una grande zona C che riguarda la gran parte dell'abitato e coinvolge tutta la parte bassa di Casa Micciola, e una zona D dove ci sono delle criticità isolate che vanno analizzate caso per caso. Secondo gli studi, ad ogni allerta meteo si provvederà ad allontanare i cittadini o comunque nelle zone più a rischio. Potrebbero esserci dei provvedimenti particolari. In ogni caso, tutte le indicazioni verranno rese note alla fine del mese, tra il 28 e il 29 dicembre, in seguito alla riunione operativa che si terrà il 27 dicembre, e in questi giorni si potrà avere un orientamento sulle misure che saranno poi adottate per dare risposte più concrete ai cittadini di Casa Micciola. Guardiamo il servizio. Questa mattina si è preso atto durante il CCS dei risultati degli studi e delle analisi scientifiche realizzate dalle istituzioni universitarie e dai centri di ricerca a disposizione della Protezione Civile, coordinati dal dottor Italo Giulivo. Analisi speditive che hanno portato alla rappresentazione del grado di pericolosità del territorio del comune di Casa Micciola, interessato in via diretta e indiretta dall'evento catastrofico del 26 di novembre, attività svolte in 2 settimane. Per comprendere cosa resta da fare, come organizzare le misure di protezione civile da adottare, chi può rientrare in casa, chi dovrà fare altre scelte, insomma indicazioni precise che saranno rese note dopo la riunione del 27 dicembre, e quindi verosimilmente tra il 28 e il 29 si avrà un orientamento sulle misure che saranno adottate per dare finalmente risposte concrete ai cittadini che tuttora sono fuori dalle proprie abitazioni. La Protezione Civile ha inoltre indicato i lavori di somma urgenza da realizzare nel breve periodo per mitigare il rischio. Queste indicazioni si aggiungono al lavoro di ricognizione che la struttura commissariale ha fatto presso tutti i comuni dell'isola. Domani mattina ci sarà un piano di interventi che sarà reso noto tramite un'ordinanza di Legnini. Si procederà poi alla fase successiva di avvio degli interventi. L'attività di rimozione fanghi e detriti va comunque avanti con le aziende in caricate, AMCA e SMA, per quest'ultima in particolare per il piano di riuso e dei materiali. È in arrivo anche il provvedimento che andrà a regolare il CAS per i cittadini sfollati, contributi a cittadini e attività per i danni che possono essere autonomamente riparati, e infine il 27 e 28 si attendono notizie anche per le scuole, che dovrebbero regolarmente riaprire dopo il 7 gennaio. Il dottor Italo Giulivo della Protezione Civile, che tra l'altro
l'altro è un geologo, ha meglio spiegato nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi lo scenario drammatico manifestatosi in seguito agli eventi del 26 novembre. Il fenomeno è stato particolarmente impattante a causa della quantità di acqua mai rilevata su quelle zone, 170 mm di pioggia abbattutasi su un versante del Monte Epomeo, provocando una frana di circa 40.000 metri cubi di terra da una quota di 650 metri sul livello del mare, finendo per travolgere l'abitato situato a 250 metri sul livello del mare. In quella zona del Monte Epomeo c'è stata una profonda modifica morfologica dei siti e la situazione che fotografa il prima e il dopo l'evento evidenzia un paesaggio evidentemente modificato. Un'area già critica in termini di pericolosità prima della frana oggi vede un ulteriore aggravamento della situazione. Le numerose cave presenti in zona sono profondamente incise e su questi versanti giacciono masse instabili che nel caso del vallone celario sono venute giù sviluppandosi in frana, mentre negli altri casi detriti e massi si sono fermati lungo il percorso lasciando comunque una situazione di pericolosità elevata. Durante il CCS di oggi è stata illustrata di fatto la nuova mappa del rischio del territorio casamicciolese, individuata in 4 aree. La zona A è quella a più alto rischio con elevata pericolosità, corrisponde al versante settentrionale del Monte Epomeo, zona lungo via Montecito, interessa le aree a monte di Piazza Maio e Piazza Bagni, in cui si ritiene che esiste in caso di piogge temporali una situazione di pericolosità molto elevata, a conferma di ciò che dicevano già gli studi dell'autorità di bacino, ed è quindi necessario attivare in questa zona azioni di protezione civile. Si sta lavorando per definire nuove soglie pluviometriche, atteso che è stato installato un nuovo pluviometro anche a Casamicciola. La zona B, pericolosità non incisa dagli eventi e già in ogni caso preesistente, riguarda sostanzialmente la zona di via Monte della Misericordia, dove quando si satura il passaggio dell'acqua nel tratto tombato sottostante si riversano acque anche in forte velocità, il che può costituire un pericolo per i cittadini che vogliono raggiungere le autovetture piuttosto che salire ai piani alti delle proprie abitazioni. La zona C riguarda gran parte dell'abitato in cui non sono mutati gli indici di pericolosità, dove comunque permangono criticità evidenziate precedentemente dall'autorità di bacino e dove però una volta rimosso il fango non ci sono pericoli particolari non gestibili. La zona D infine individua aree circoscritte dove si possono eliminare pericoli esterni da valutare caso per caso, individuando gli interventi da andare a farsi o i provvedimenti interdittivi in caso di situazioni di pericolo. Nei giorni scorsi Massimo Coppa ha documentato la devastazione che l'alluvione che ha colpito Ischia ha causato anche sul percorso baranese che dal Cretaio, altezza Fondo Ferraio e Maneggio, porta a Piano San Paolo e a Buceto. Una quantità impressionante di frane enormi ha sconvolto l'area e chiuso il percorso, distruggendo uno dei più interessanti itinerari naturalistici isolani. Guardiamo uno stralcio di quello che è un lungo reportage realizzato da Massimo Coppa e che troverete integralmente sul nostro sito web. In questa direzione si va verso Piano San Paolo e quindi poi alla sorgente di Buceto. Questa è una vallata che c'è sempre stata e questo è il sentiero interrotto dove c'è stata questa frana enorme. Come si può vedere è venuto giù proprio un pezzo di costone. In pratica il sentiero era da quella parte, da lì si veniva, quindi praticamente nei pressi di Fondo Ferraio, via Cretaio, dove sta il maneggio dei cavalli di Bartolo Messina, e non si può venire più. Cioè praticamente ci si può arrivare comunque, però bisogna passare in mezzo a questa... tutta questa vegetazione intricatissima e che sta a strapiombo perché appunto è stata coinvolta assolta dalla frana, e poi bisogna camminare sulla frana che quindi è comunque una massa sicuramente comunque a rischio perché probabilmente è suscettibile di ulteriori movimenti. Insomma, praticamente il sentiero è interrotto.
Sempre proseguendo per Buceto e Piano San Paolo, venendo dalla zona via Cretaio Maneggio, ecco un'altra frana, più di una veramente, a testimonianza di quanto questa zona evidentemente sia fragile. Quindi abbiamo due frane ancora che quasi interrompono il sentiero nuovamente, e poi più avanti abbiamo un cedimento proprio della piccola stradina, cioè in pratica si è aperta una voragine qui, il sentiero è rimasto piccolissimo. Arrivati a una delle centrali di rilancio dell'acqua di Buceto, vabbè, ricoperta di vegetazione, ma questa è la solita incuria di sempre, registriamo un'altra frana che proprio arriva sulla casetta in pratica. Come si vede, questa frana che, di cui ho detto poc'anzi, cioè quella che va sulla casetta di rilancio dell'acqua di Buceto, interrompe anche parzialmente il sentiero. Ancora procedendo abbiamo altri fronti di frana, questo è un altro. A terra praticamente il sentiero è stato completamente ridisegnato, in pratica c'è una ammasso enorme di fango argilloso e tufaceo. Ancora qui un'altra frana a sinistra, e tutta la vallata proprio, diciamo, dove si snoda il sentiero per arrivare a Piano San Paolo, che è costellata di frane. In pratica non solo le frane multiple di questa zona, eccone qui ancora un'altra enorme, ma lo stesso dilavamento, perché probabilmente qui durante i nubifragi che ci sono stati sarà sceso, non probabilmente, sicuramente sarà sceso un fiume di fango, acqua e fango, ha portato talmente tanto di quel fango che in pratica si è creato un nuovo piano di calpestio, cioè l'impressione è che la superficie del sentiero sia più elevata rispetto al passato. C'è proprio un nuovo piano di calpestio profondo, e non è chiaro quanto. Non avendo attrezzi con me, ho potuto scavare un pochino così a mano, utilizzando una pietra, qualche rametto, e poi ovviamente a mano, e già guardate quanto è profondo, guardate quanto è profondo la sabbia, che questa è proprio sabbia, praticamente la stessa sabbia che c'è, assomiglia molto alla sabbia che c'è a mare. Del resto si sa che tutta l'isola d'Ischia 50.000 anni fa e oltre era sotto il livello del mare, quindi questo materiale era il fondo del mare. Degli alberi sradicati, crollati, altre immagini di devastazione che purtroppo ha subito questa zona. Enorme ulteriore frana ha completamente sommerso e sormontato il percorso, non è più possibile proseguire. Tra pochi giorni è Natale, la nostra isola si appresta a festeggiarlo in maniera particolare, con un velo di malinconia e di tristezza. Ad un mese dalla frana di Casamicciola è sicuramente difficile pensare ad un sereno Natale, eppure bisogna trovare la forza ed il coraggio per rialzarsi ed andare avanti. Questo sarà un Natale di speranza, dovremo guardare tutto con più consapevolezza, ha dichiarato il sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale. Per poter aiutare Casamicciola dobbiamo essere comunità, unendoci per raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli angeli del fango sono stati l'esempio lampante di comunità, dobbiamo prendere esempio da loro. Ascoltiamo le parole di Pascale. Un Natale particolare quello di quest'anno, diciamo si farà molto, ci saranno molti momenti di riflessione, soprattutto per ricordare coloro che quest'anno purtroppo il Natale non potranno viverlo o lo vivranno in modo diverso. È un Natale che, il Natale è tanta roba, no? Il Natale ispira tanti sentimenti, questo secondo me è un Natale, per quanto mi riguarda, che deve solo lasciarci, alimentarci la speranza. È un Natale di speranza, la speranza di riuscire a non a ripartire, ma a guardare il tutto con una maggiore consapevolezza,
anche con una nuova educazione ambientale. Speranza che non veniamo abbandonati, questa è la prima speranza, abbandonati da chi di dovere, da chi è chiamato a darci norme e risorse per poter immaginarlo un futuro, per poter mettere in sicurezza Ischia, ma soprattutto veicolare il messaggio che Ischia è messa in sicurezza. Senza questo non c'è possibilità. Questa non è una tragedia, questa è una tragedia enorme, di dimensioni molto più grandi di noi. Molti di noi evidentemente non abbiamo ancora la consapevolezza di cosa è accaduto. Questo segna uno spartiacque tra un modo di vivere l'isola, di fare, rispetto al futuro. La speranza deve essere quella di essere comunità, di rimanere comunità. L'ho detto in occasione degli auguri di Natale con Sua Eccellenza il Vescovo, l'ho detto ai ragazzi. Comunità significa vivere però da comunità, significa che noi istituzioni locali, associazioni di tutte le categorie, chiesa, scuola, ragazzi e docenti, società civile, cioè remare tutti nella stessa stampa, remare tutti nella stessa direzione. Ischia mai come questo momento ha bisogno di questa unità di intenti e di azione, e innanzitutto perché dobbiamo, diciamo, crederci, ma soprattutto perché dobbiamo essere credibili. Per essere credibili ci vuole la forza e la convinzione intima di tutta la comunità isolana. Se qualcuno pensa che Casamicciola possa rialzarsi da sola o addirittura senza gli altri 5 comuni, o addirittura che l'isola di Ischia possa fare la vita che ha sempre fatto con la ferita aperta di Casamicciola, evidentemente non abbiamo ben compreso che cosa è accaduto. Per essere credibili bisogna essere comunità, e nel momento in cui lo siamo, proprio perché io penso che possiamo esserlo, abbiamo questa forza per esserlo, chiederemo ancora tutti insieme una legge per Ischia, una legge che non deve premiare l'isola o deve rappresentare una novità. C'è già stato un caso di questa portata che ha interessato l'Italia, più precisamente la Valtellina con le zone circostanti, e con la legge 102 del 90 il governo italiano, il Parlamento dell'epoca, volle ed affrontò concretamente la messa in sicurezza, il rilancio e la ricostruzione di quel territorio, con una legge ad hoc, con risorse ad hoc, spalmate su più esercizi finanziari. Abbiamo chiesto la stessa cosa. Fino ad oggi possiamo dire che il governo non ci ha abbandonato. Chiaramente l'auspicio è che questa fase emergenziale non finisca mai e che il governo continui a starci vicino, nel senso che le prime misure le abbiamo avute. Abbiamo avuto prima la dichiarazione dello stato di emergenza, poi abbiamo avuto il DL Ischia che è in conversione dopo la manovra di bilancio, con le prime risorse appostate per affrontare la fase emergenziale. In questo momento è stato tanto sul piano morale, politico ed anche economico, ma sicuramente non basta per quello che a noi, diciamo, per la necessità e per le esigenze e per i veri bisogni dell'isola. Quindi essere comunità significa proprio questo, remare tutte nella stessa direzione, far sentire la nostra voce nelle sedi che contano, con l'auspicio che questa emergenza non finisca mai, nel senso che non viviamo la fase di passare dall'emergenza all'ordinario e poi scadere nel dimenticatoio, come è già accaduto purtroppo col sisma del 2017. Questo stavolta non ce lo possiamo permettere, ne va del nostro futuro anche, diciamo, della nostra tenuta sociale, economica, turistica. Gli auguri di Natale di quest'anno li dettano i ragazzi, gli angeli del fango. Loro ci hanno dimostrato che cosa significa veramente essere comunità, e prendendo spunto da loro io auguro buon Natale a loro, alle loro famiglie, a tutta la comunità isolana, alle forze dell'ordine, a coloro i quali ci stanno vicini, ci sono stati vicini, a coloro i quali da volontari hanno affiancato le attività emergenziali. Un augurio particolare di buon Natale a coloro i quali, a partire dal commissario Legnini, nominato commissario di governo, deve operare le scelte. L'augurio è che questo Natale possa infondere in tutti noi la speranza che insieme possiamo farcela, e soprattutto possa illuminare le nostre scelte, perché da queste scelte ne va del nostro futuro. Auguri a tutti gli isolani, auguri a tutte le famiglie dell'isola di Ischia, a quanti stanno soffrendo insieme a noi in questo momento, in ogni angolo del mondo ci hanno manifestato solidarietà. Auguri a loro, alle loro famiglie. Auguri che questo Natale possa infondere in tutti noi la speranza, ma soprattutto che possiamo credere, in virtù di questa speranza, che un futuro è ancora possibile, la ricostruzione è ancora possibile, che Ischia ce la può fare e che insieme possiamo ripartire. Auguri e buon Natale.
E a proposito di via Celario, la frana ha portato via con sé non solo case, auto e soprattutto la vita di molte persone, ma anche l'entusiasmo che da sempre ha caratterizzato la comunità isolana nel periodo di Natale. Un sentimento di tristezza sta accompagnando questi giorni. Tanti cittadini hanno perso parenti, amici o la propria abitazione, dovendo pertanto passare le feste all'interno di una struttura alberghiera. Poche luci, eventi per lo più dedicati ai bambini e ai turisti che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze qui sull'isola di Ischia. Queste sono state le scelte delle amministrazioni isolane che hanno permesso ai privati ovviamente di poter comunque continuare a lavorare ed organizzare autonomamente eventi. Nel servizio che segue abbiamo raccontato quello che è il sentimento della comunità isolana in un Natale ancora una volta purtroppo molto triste. Un Natale più triste di quello in zona rossa, pensavamo di non poterlo più vivere, invece dopo 2 anni di pandemia sarà un altro Natale segnato dal dolore e dallo sconforto, un sentimento di tristezza non più mondiale ma isolano, tutto nostro. La frana del 26 novembre ha travolto non solo le abitazioni di via Celario e tutto ciò che ha incontrato lungo il percorso che conduce poi al piazzale dell'Ancora, ha travolto anche quell'entusiasmo e quella gioia che accompagnano giorni di festa come quelli di Natale e Capodanno. L'isola è ferita e lo si percepisce camminando nelle strade riempitesi solo negli ultimi giorni per gli acquisti di qualche regalo. Le luminarie ci sono ma sono ridotte all'essenziale e i cartelloni di eventi natalizi diffusi last minute dai vari comuni isolani sono tutti incentrati su eventi per bambini, qualche concerto e al massimo qualche incontro culturale. Nessuna grande festa in piazza, un Natale ridotto all'essenziale come già successo negli ultimi 2 anni e che però questa volta è ridotto all'essenziale anche nel cuore di ciascun isolano, perché se con il Covid abbiamo riscoperto il Natale vissuto in casa e con i familiari stretti, dopo la frana questo Natale lo si vive con la consapevolezza di essere fortunati a viverne un altro di Natale e soprattutto di avere ancora un tetto sulla testa. Pochi chilometri più avanti però c'è il buio, lì dove la natura ha deciso di ribellarsi provocando 12 vittime e distruggendo decine di famiglie, centinaia di persone. Il Natale dovranno viverlo in albergo, magari con gli amici sfollati. Non mancano le emozioni in un momento sempre drammatico, così come non manca la solidarietà da parte di chi ha cercato di non far sentire soli e abbandonati coloro i quali stanno vivendo un momento difficile. Tanti regali per i più piccoli, pur di alimentare in loro la gioia del Natale e l'ansia di incontrare Babbo Natale che quest'anno dovrà fare dietro front una volta arrivato nella zona alta di Casamicciola, in un'isola profondamente depressa e distrutta dalla catastrofe e soprattutto preoccupata per le incertezze del futuro. Non si poteva rinunciare ad accogliere quei turisti che nonostante tutto hanno voluto trascorrere il Natale qui sulla nostra isola. Era giusto soprattutto per loro, anche se pochi, addobbare quanto basta le nostre strade e rimettere alle attività private la possibilità di organizzare eventi di intrattenimento. La vita va avanti e chi vive di turismo e di eventi merita di poter continuare a portare il pane a casa senza dover subire le critiche e i giudizi di chi con un pizzico di ipocrisia chiede rispetto. Ischia quindi va avanti, ma ciò non significa che lo fa dimenticandosi del dolore ancora troppo vivo provocato dalla scomparsa, tra gli altri, di un neonato di 22 giorni. Che sia allora un Natale all'insegna dell'essenziale, in cui la salute, la casa, la famiglia, gli amici non siano più un qualcosa di scontato. Che sia un Natale di speranza per davvero e soprattutto di rinascita per Casamicciola più di tutti. Ci aspettano mesi e forse anni difficilissimi. C'è una comunità da ricostruire, un territorio e un'identità da difendere. Il cambiamento non può più essere solo una parola di circostanza, ma un obiettivo concreto da perseguire se vogliamo che il Natale ritorni ad essere davvero sereno. Concludiamo con un ultimo servizio dedicato allo sport. Il Real Forio conclude il 2022 con una bellissima vittoria contro il Montecalcio. I biancoverdi in un primo momento spenti hanno dato il massimo
nella ripresa, portando a casa il risultato. Al termine del match abbiamo raccolto le dichiarazioni del vicepresidente della società foriana, l'avvocato Peppe Di Maio. Abbiamo sempre creduto in questo gruppo e continuiamo a farlo con gli ultimi acquisti. Abbiamo trovato il giusto assetto mantenendo i veri valori del Real Forio, dichiarato Di Maio. Sentiamo. Sì, diciamo che nei primi minuti abbiamo avuto un po' paura, un po' timore che si ripetesse la brutta storia del Capri e del Massalubrense, perché la squadra, seppure paventava una superiorità tecnica e anche fisica sull'avversario, però secondo me è entrata in campo non con le giuste motivazioni, ma il secondo tempo è cambiato tutto. Evidentemente c'è stata una bella strigliata nei spogliatoi e lì si è visto il potenziale di questa squadra, che io ho sempre ritenuto, insomma, essere un gruppo solido che aveva la necessità di fare qualche aggiusto, che secondo me è arrivato e qualcosa si è visto. Ma io, per la verità, vedendo un attimo tutti gli effettivi, chi e gli infortunati peraltro che abbiamo, almeno 4-5 infortunati fuori, credo che con le ultime mosse di mercato abbiamo raggiunto un bel assetto, anche perché in realtà, a differenza di altre squadre, noi non abbiamo stravolto il gruppo, noi crediamo in questo gruppo, ci abbiamo sempre creduto, avevamo bisogno di qualcosa dietro, credo che si sia visto un po' di solidità anche nella partita fuori casa col Savoia, nell'impresa, dico io, che secondo me il Forio nella sua storia calcistica non aveva mai vinto in trasferta col Savoia, quindi quello è veramente stata un'impresa, e avevamo bisogno di qualcosa anche lì davanti, e secondo me abbiamo trovato il giusto assetto, sempre conservando i nostri valori iniziali, i nostri giovani che si stanno anche alternando e stanno facendo bene in questo gruppo, e questo è il motivo di vanto principale. Un augurio pertanto a tutti gli sportivi foriani e dell'isola. Sì, noi, la grande famiglia del Real Forio, innanzitutto si stringe attorno alle famiglie che hanno subito perdite umane e notevoli danni nell'evento franoso che c'è stato, quindi il nostro abbraccio di tutti veramente sentito e a queste famiglie e più in generale poi a tutti gli sportivi di Forio e dell'isola d'Ischia che veramente ci tengono che insomma che le nostre squadre, noi l'Ischia, l'Acquamino, che insomma si vada avanti e si cerchi di andare avanti nel miglior modo possibile. Stasera ritorna Il Tesoro Nascosto, quinta puntata alla Cantina Raustella, alle pendici del Monte Pomeo, in grotte scavate nella montagna dagli antichi schitani. Saggi contadini continuano a produrre il vino con i sistemi dei padri, tra questi Francesco Mattera, detto Raustella, che nella sua cantina di Serrara, alla veneranda età di 90 anni, continua a produrre il vino vero nettare degli dèi, completamente restaurata da Giuseppe Mattera. Oggi la cantina è uno scrigno di tutte le antiche tradizioni vitivinicole. Prima di salutarci vi ricordo un appuntamento importante di domani sera a mezzanotte, trasmetteremo in diretta la messa dalla Chiesina delle Rose e cercheremo di vivere in questo modo il Natale. Per ora è tutto con il TG, ma prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, vigilia di Natale, che vedrà condizioni meteo buone sull'Italia, anche se è presente molta umidità sul Mediterraneo centrale, quindi vedremo tra poco in alcune zone il cielo si presenterà piuttosto grigio. In effetti, se controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, notiamo ancora una volta che al nord, specie in pianura padana, e localmente anche sul versante tirrenico, un po' di nuvole si faranno vedere. Però più nubi di poco conto, però a tratti velerà un po' il sole, e anche come precipitazioni ben poco da segnalare, magari qualche gocciolina di pioggia potrà interessare l'estremo Levante Ligure, l'Alta Toscana, e poi una perturbazione si appoggia all'arco alpino. Però nel complesso, guardate, ci attende una vigilia discreta, perché non mancheranno anche delle belle aperture, ad esempio sul versante adriatico, nelle regioni meridionali, anche in montagna al nord, nonostante un po' di variabilità, qualche schiarita la vedremo. Però la pianura padana e il medio alto Tirreno vedranno qualche nuvola
in più, cielo grigio, molta umidità, nuvole basse, foschie, e dicevamo sull'estremo Levante Ligure, sull'Alta Toscana, la possibilità anche di qualche gocciolina di pioggia. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, anche poi nei giorni successivi, consultate l'app di Trebi Meteo. Ed è tutto per questa sera e per questa settimana, vi lascio alla quinta puntata del Tesoro Nascosto, a nome di tutta la redazione di Nuvola TV, i più sinceri auguri di un sereno Natale a tutti voi, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.